Una pagina del sito internet per mostrare i progetti finanziati dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nella città di Sondrio. È nata così una speciale sezione appositamente creata che informa i cittadini sullo stato di attuazione dei vari progetti con descrizione, importo totale e contributo. Alcuni, come le opere di prevenzione incendi alla scuola Ligari, sono già conclusi, altri saranno realizzati a breve. È il caso, per esempio, degli aiuti alle persone con disabilità e alle famiglie in difficoltà, per i quali sono stati aperti i bandi. Di PNRR si parla da molto tempo, anche il Comune di Sondrio ha partecipato e ha richiesto dei fondi per numerosi progetti. Abbiamo ritenuto che fosse importante dare informazioni di quali sono i progetti che il Comune di Sondrio sta sviluppando con i fondi del PNRR. Quindi noi metteremo a disposizione dei cittadini sul nostro sito istituzionale una pagina dedicata proprio a questi progetti. È di facile consultazione, è molto intuitiva e si ha possibilità di vedere anche lo stato dell'arte dei vari progetti. È una pagina, ripeto, che riteniamo sia importante per dare informazioni ai cittadini e per mantenere aggiornati tutti su quelli che sono i fondi che arrivano dallo Stato proprio per quel che riguarda i progetti PNRR europei. L'allestimento è a cura di Mara Tacchelli, responsabile del servizio informatico comunale, insieme ai dipendenti dei diversi uffici che hanno inserito le informazioni. C'è anche una parte di progetti di digitalizzazione seguiti da Cristina Casali, responsabile del settore servizi finanziari e culturali.